Flores Covelshin, il potere della parola. Come le tue parole hanno il potere di cambiare la tua vita. Capitolo 3. Sii forte e non avere paura. Sii forte, non avere paura. La paura è l'unico vero avversario dell'uomo. Affronta la sconfitta ogni volta che hai timore. Che hai paura della mancanza, che hai paura di sbagliare, paura della perdita, paura della personalità, paura delle critiche. La paura ti deruba di tutto il potere, poiché perdi il contatto con la dimora universale del potere. Perché avete paura voi uomini di poca fede? La paura è il contrario della fede, è la fede capovolta. Quando abbiamo paura, iniziamo ad attrarre la cosa che più temiamo come dei magneti. Siamo ipnotizzati dal correre dei pensieri quando abbiamo paura. Daniele era tranquillo perché sapeva che il suo Dio era più forte dei leoni e questi li trasformò in docili gattini. Avvicinati ai tuoi leoni, dunque, e verifica personalmente la loro forza. Forse stai scappando per tutta la vita da qualche particolare leone che ha reso la tua vita miserabile e ti ha ingrigito i capelli. Un parrucchiere una volta mi ha detto che conosceva una donna i cui capelli grigi erano tornati al loro colore naturale quando aveva smesso di preoccuparsi. Una volta una donna invece mi disse: "Io non ho niente paura, per niente, ma mi preoccupo molto." La paura e la preoccupazione sono la stessa cosa, sono gemelle da cui stare alla larga. Perché siete preoccupati, gente di poca fede? Credo che la paura più diffusa sia quella della perdita. Forse hai tutto ciò che la vita ti può dare, ma ecco che si insinua il vecchio leone, quello dell'apprensione. Lo senti ringhiare. E se tu pensi: "È troppo bello per essere vero e non può durare." Attiri così la sua attenzione e allora avrai sì davvero di che preoccuparti. Molte persone hanno perso ciò che avevano di più caro nella vita. Questo perché variabilmente temono la perdita. L'unica arma che si può usare contro i leoni è la parola. La tua parola è la tua bacchetta magica. Ondeggia la bacchetta contro il leone e lo trasformerai in un gattino. Ma il leone rimarrà tale finché non gli andrai incontro e lo fronteggerai. Mosè disse al suo popolo: "Non temete, state fermi e vedrete la salvezza del Signore che egli mostrerà a voi in questo giorno, perché gli egiziani che avete visto oggi non li vedrete mai più. E il Signore combatterà per voi. E voi starete tranquilli." Ma che meravigliose parole! L'intelligenza infinita conosce la via d'uscita, sa dove sta la risposta per ogni richiesta. Ma ci dobbiamo fidare, mantenere il nostro equilibrio e darle il diritto di precedenza. Così tante persone hanno paura degli altri, corrono lontano dalle situazioni spiacevoli e così naturalmente quelle situazioni le seguono. Il Signore è la mia luce. E il Signore è la mia salvezza di chi avrò paura. E il Signore è la difesa della mia vita di chi avrò timore. Questo salmo è il Salmo 27, è uno dei salmi più trionfanti, più ritmici, più musicali. Il suo autore si rese conto che nessun nemico poteva fargli del male, perché il Signore era la sua luce, la sua salvezza. Ora ricorda. I tuoi unici nemici sono dentro di te. La Bibbia parla di pensieri negativi, di dubbi, di paure, di odi, di risentimenti, di presagi. Ogni situazione negativa nella tua vita è un pensiero cristallizzato. È stato costruito dalle tue vane fantasie. Ma le situazioni negative non possono sopportare la luce della verità. Quindi affronta la situazione senza paura dicendo: "Il Signore è la mia luce. Il Signore è la mia salvezza, di chi avrò paura?" Gesù Cristo è stato il più grande dei metafisici e ci ha dato regole precise per il controllo delle condizioni attraverso la parola e attraverso il pensiero. Tu mi hai reso più saggio dei miei nemici.
Prima di tutto, è necessario che tu sia più saggio dei tuoi pensieri nemici. Rispondi a tutti i pensieri negativi con una parola di autorità. Se il pensiero nemico dice che gli affari vanno male e il denaro scarseggia, tu rispondi immediatamente. Le mie risorse arrivano da Dio e il denaro apparirà come i funghi durante la notte. Ripetilo fino alla convinzione. E alla fine prevarrai e avrai messo in fuga l'esercito dei pensieri nemici. Poi, quando abbasserai la guardia, il nemico tornerà alla carica. Non sei apprezzato e non avrai mai successo. E tu rispondi subito: Dio mi apprezza, pertanto anche gli altri uomini mi apprezzano. Niente può interferire con il disegno del mio successo. Il nemico verrà così sconfitto perché non gli avrei dato in pasto la tua attenzione. Fai morire di fame i tuoi nemici, fai morire di fame le tue paure, non dando loro la tua attenzione e lasciando agire la tua fede. Il leone trae la sua ferocia dalla tua paura e il suo ruggito è nei tremori del tuo cuore. Resta immobile, come Daniele, e anche tu vedrai la carica degli angeli accorsi in tuo aiuto. La missione di Gesù è stata quella di svegliare la gente. Svegliatevi voi che dormite. La gente era addormentata nel sogno degli opposti: la mancanza, la perdita, il fallimento, il peccato, la malattia e la morte anche. E tutto sembrava reale per loro. Adamo aveva mangiato il frutto dell'albero dell'illusione ed era caduto in un sonno profondo, dove sognava invano bene e male. Bernard Shaw, nel suo libro Torniamo a Matusalemme, afferma: Adamo ha inventato l'omicidio, la nascita e la morte e tutte le condizioni negative. Tutto è quindi nato dallo sviluppo della mente razionale. Naturalmente Adamo rappresenta la mente generica, poiché nel giardino dell'Eden l'uomo agiva solo nel subconscio. Qualunque cosa egli desiderava o richiedeva era sempre a portata di mano. Con lo sviluppo della mente razionale è arrivata la caduta dell'uomo. Egli cominciò a ragionare sulla mancanza, sui limiti e sul fallimento. Ha guadagnato il pane con il sudore della fronte, invece di riceverlo divinamente. Il messaggio di Gesù era di riportare la gente nella quarta dimensione, la coscienza del giardino dell'Eden. In Giovanni 14 troviamo la somma di tutti i suoi insegnamenti. Egli lo ha chiamato Vangelo, che significa buona novella. Con sorprendente semplicità e immediatezza, il Signore ha detto alla gente che se avesse chiesto, credendo, avrebbe ricevuto, attribuendo il potere sempre al Padre dentro di sé. Dio dona e l'uomo riceve. L'intelligenza suprema fornisce all'uomo tutto ciò che egli desidera e di cui ha bisogno. Una grande dottrina per svegliare i dormienti, direi. Egli ha dimostrato le sue affermazioni con miracoli e prodigi. Uno dei miracoli più eclatanti fu quello della guarigione di un uomo che era cieco dalla nascita. Gli avversari di Gesù fecero delle domande all'uomo, sperando di trovare qualcosa contro di lui. Ma l'uomo rispose: «Una cosa so, è che ero cieco e ora ci vedo». Si tratta di una meravigliosa dichiarazione da fare anche a te stesso. «Prima ero cieco e ora ci vedo». Forse eri cieco nei confronti del tuo bene, delle tue opportunità, delle tue intuizioni. Quando ti risvegli sai che non esistono nemici e ostacoli, perché Dio utilizza ogni persona e ogni situazione per il tuo bene. Tutt'uno con Dio e si diventa invincibili. Ora farò una dichiarazione molto potente. L'invincibile potenza di Dio spazza tutto e io cavalco le onde verso la mia terra promessa. Queste onde ti portano a destinazione, libero dalla risacca del pensiero negativo che ti avrebbe tirato verso il basso. I tuoi pensieri e i tuoi desideri ti portano sempre da qualche parte. Prentice Mulford afferma: lo scopo persistente, quel forte desiderio che non cede mai, è un seme nella mente, è radicato lì, è vivo e non smette mai di crescere. Questa legge, se seguita, conduce ogni individuo a risultati positivi e potenti. Seguita con gli occhi aperti, porta grande felicità, ma se seguita ciecamente, a occhi chiusi, conduce all'infelicità e alla miseria.
Ciò significa che il desiderio è una forza vibratoria potente e deve essere correttamente indirizzato. Prendi questa dichiarazione come esempio. Desidero ciò che l'infinita intelligenza vuole attraverso di me. Reclamo ciò che è mio per diritto divino, in stato di grazia e in modo perfetto. In questo modo cesserai di desiderare le cose sbagliate e i desideri giusti prenderanno il loro posto. I desideri poveri ricevono povere risposte e quelli impazienti vengono posticipati o mal soddisfatti. Molte situazioni infelici nascono da desideri tristi o impazienti. Ti faccio un esempio di una donna che conoscevo. Era sposata con un uomo che voleva andare fuori con lei ogni sera, ma lei desiderava con impazienza stare a casa e leggere sul libro. Il desiderio era così forte che iniziò a germogliare. Il marito finì per uscire con un'altra donna e la donna perse l'uomo e il suo sostegno, ma ora aveva tutto il tempo per starsene a casa e a leggersi un libro. La morale è che niente entra nella nostra vita se non è desiderato. Pentris Mulford ha anche alcune idee interessanti sul lavoro. Per avere successo in qualsiasi impresa, arte o commercio o professione, è sufficiente tenerlo sempre con insistenza fisso nella mente come un obiettivo e trasformare ogni sforzo in un divertimento. Nel momento in cui il lavoro diventa duro, non stiamo avanzando per niente. Quando guardo indietro alle mie esperienze nel mondo dell'arte, vedo quanto questo sia vero. Dall'Accademia di Belle Arti di Filadelfia sono usciti 8 uomini, tutti più o meno della stessa età, che si sono distinti come artisti di successo. Erano soprannominati gli 8 dell'arte contemporanea. Nessuno di loro aveva fama di aver lavorato sodo. Nella loro vita non avevano attinto mai all'antichità e non avevano mai fatto nulla in modo accademico. Essi semplicemente si erano espressi. Hanno dipinto e disegnato solo per il gusto di farlo. Raccontavano una storia divertente a proposito di uno di loro che era diventato un noto paesaggista, con tanto di premi e menzioni d'onore. Aveva una mostra personale in una delle grandi gallerie a New York e se ne stava seduto a leggere un giornale. Una donna entusiasta si precipitò verso di lui e disse: «Scusi, mi può dire qualcosa sull'uomo meraviglioso che ha dipinto questi quadri adorabili?» Allora egli rispose: «Certo, io sono il tizio che ha dipinto queste maledette cose». Dipingeva per divertimento, non gli importava che alla gente piacessero i suoi lavori, sebbene fossi cieco. Ora vedo il lavoro giusto per me, la perfetta espressione di me stesso. Sebbene fossi cieco, ora vedo chiaramente e distintamente il disegno divino della mia vita. Ora mi rendo conto che il potere di Dio è l'unico potere, e che il disegno di Dio è l'unico disegno». La mente razionale è bloccata su una posizione di insicurezza. Svegliatevi, voi che dormite. Dio è la sicurezza eterna della mente, del corpo e delle azioni. Se sei consapevole del tuo bene, non conoscerai inquietudine o timore. Accetta la verità che non vi è alcuna perdita, alcuna mancanza o fallimento nel regno della realtà. La perdita, la mancanza e il fallimento scompariranno dalla tua vita poiché essi provengono dalle tue vane fantasie. Il seguente è un esempio che illustra il funzionamento della legge. Molti anni fa, quando ero a Londra, comprai una meravigliosa penna stilografica. Era di una marca giapponese e piuttosto costosa. Con la penna c'era anche una garanzia di 30 anni. Rimasi molto impressionata perché ogni estate, il 5 di agosto, mi scrivevano chiedendomi come mi trovassi con la penna. Si sarebbe potuto pensare che avevo comprato un cavallo. Non era una penna qualsiasi e io ne ero molto soddisfatta. Un giorno però la persi. Negai subito la perdita e dissi a me stessa: non vi è alcuna perdita nella mente divina. Perciò non posso smarrire la mia penna giapponese. Mi verrà restituita e se non sarà la stessa, sarà un suo equivalente. Per quanto sapessi, non c'erano negozi a New York che vendevano questo tipo di penne e Londra era troppo lontana. Ma confidavo in Dio e non potevo perdere la mia penna giapponese. Un giorno, mentre percorrevo in autobus la Fifth Avenue, il mio sguardo cade per una frazione di secondo su un'insegna che diceva: Artigianato orientale. Non ne avevo mai sentito parlare, ma ho avuto una fortissima sensazione di doverci entrare.
e chiedere una penna della stessa marca di quelle che avevo io. Scesi dal mezzo e decisi di seguire la mia intuizione. Alla mia richiesta, la commessa rispose: «Ma certo, ne abbiamo tutto un assortimento e sono anche in sconto a 2,50 dollari. Sia lode, grazie al Signore!» Ne comprai 4 e raccontai la mia storia a molte riunioni e conferenze successive. Presto tutti andarono a comprare quelle penne per il significato simbolico che avevano e i prodotti andarono subito esauriti. Questo è stato certamente uno strano modo di agire della legge, ma io ero consapevole di quale fosse il mio bene e non avevo permesso che qualcosa si frapponesse tra me e la mia intuizione. Chi cerca la verità sa che deve provare il principio nelle azioni e nella vita di tutti i giorni. Riconoscetemi in tutti i vostri modi e io guiderò i vostri passi. Che fiducia meravigliosa aveva Gesù nell'uomo! Aveva la visione dell'umanità che sarebbe poi venuta. Cristo spiegò alle persone che vivevano in un sistema di doni. Dio offre il dono e l'uomo lo riceve. Disse anche alle persone di cercare il regno delle idee perfette, dove ogni cosa sarebbe stata data loro. Egli le risvegliò. Sebbene fossi cieco, ora vedo e non c'è niente da temere, poiché non c'è potere che mi possa ferire. Vedo chiaramente davanti a me la strada della realizzazione e non ci sono ostacoli sul mio cammino. Tu mi hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Salmo 8, versetto 6.